Allora, Lambrenedetto, giugno 2023. Lambrenedetto, unica fonte di informazione sul posto. Mi trovo in Lussemburgo, che è il paese dell'Unione Europea più ricco in assoluto, dove c'è il reddito pro capite più alto al mondo, insieme al Qatar. Lussemburgo, più di 100.000 euro mediamente di reddito pro capite. Stiamo parlando che lo stipendio medio è almeno di 10.000 euro al mese. Non è che tutti guadagnano 10.000 euro al mese in Lussemburgo, questo è il reddito pro capite, ok? Comunque è il paese in assoluto, a parte che è un paese meraviglioso. Sto per entrare in Germania, mi fermo a fare benzina in autostrada, sono in autostrada nell'area di sosta prima di entrare in Germania. Quindi sono in autostrada, ok? Sono in autostrada, sto facendo la benzina e nel paese più ricco in assoluto, ok, dell'Unione Europea, la benzina in autostrada viene 1,55 euro e 3. Il prezzo della benzina è qui, 1,55 e 3. Pago 34 euro, ho fatto 21,96. Se vedete, non vedete bene, se no altrimenti venite qui in Lussemburgo in autostrada a far benzina e la benzina l'ho appena fatta 1,55 e 3, ok? Mentre il diesel viene 1,39,6, sta facendo la signora del diesel. Io faccio benzina, l'autobenzina, e ho pagato 1,55 e 3 al litro del paese con reddito pro capite più alto al mondo. Quanto costa oggi la benzina in Italia? In autostrada? Qui sono in autostrada, 1,55 e 3, ok? Lo costa? Non lo so. Probabilmente in Italia sono talmente ricchi che possono pagare di più la benzina rispetto a Lussemburgo, perché in Lussemburgo sono poveri, probabilmente sono poveri. Vi faccio una domanda, ma in Italia mica dovevano abolire le accise? Perché qui costa 1,55 e 3 in autostrada in Lussemburgo. Autostrada in Lussemburgo ho pagato 0. Sono andato in Belgio ieri ero a Bruges, sulla zona del Mare del Nord, ho fatto tutto il Belgio. Le autostrade in Belgio costano 0, sono completamente gratuite, 0, 0, ok? E illuminate. Prezzo a benzina in Belgio era attorno a 1,65, comunque ve lo dico. E la Germania, qua la Germania, un chilometro qui, la Germania, le autostrade sono gratis e hanno linee di autostrada come chilometri molto di più dell'Italia. Ricapitolo: Germania, autostrade gratis. Lussemburgo, prezzo benzina 1,55 e 3, autostrade gratis. Belgio, autostrade gratis. Olanda, autostrade gratis. E io vedo che in Italia state parlando di tutto: la festa Scudetto, il calcio, la Champions, ma l'unica cosa di cui non parlate è il fatto che in Italia, a fronte di stipendi molto più bassi, non voglio neanche far paragone con Lussemburgo, ma a fronte di stipendi molto più bassi rispetto al Belgio e rispetto alla Germania, costa tutto esageratamente di più. Ma io mi chiedo e mi domando, ma queste cose ve le fanno vedere sul mainstream? Mi domando, ma i vari influencer, a parte che i vari influencer che ci sono in Italia, l'unica roba che fanno sono le analisi seduti nella loro cameretta con la mammina che gli porta la minestrina che gliela fa. Ma i vostri influencer ve le dicono queste cose, ve le fanno vedere che nel paese più ricco d'Europa, Unione Europea, la benzina costa 1,55 e 3? No, perché io sono ancora rimasto dopo anni e anni e anni che l'unico che fa vedere queste cose è Lambrenedetto.